Venerdì mattina Anna Maria Chiari, 66enne faentina appartenente al Partito Comunista Italiano e conosciuta in tutta Faenza per il suo impegno sociale, è stata trovata senza vita dal figlio all'interno del suo appartamento di via Bertolani. Dopo le perquisizioni avvenute domenica mattina all'interno dell'abitazione della Chiari, che non hanno prodotto per ora risultati concreti, il PM di turno, Daniele Bertolini, ha disposto l'autopsia sul corpo della 66enne e l'iscrizione del figlio nel registro degli indagati. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per i numerosi diverbi con la madre, ma ad oggi pare essere ancora estraneo ai fatti accaduti venerdì. Dall'autopsia invece ancora nessun dato rilevante, non sono stati infatti riscontrati segni di violenza sul corpo della donna o tantomeno un auspicabile problema cardiaco, tipico nelle persone affette da nanismo, come la Chiari, che poteva essere la causa della morte. Si attendono dunque i dati che verranno prodotti dal test tossicologico effettuato sul corpo e che dovranno essere depositati entro 90 giorni dalla morte, e che potranno eventualmente confermare o smentire l'ipotesi che la causa del decesso sia dovuta a fattori esterni. Francesca Diletta per Faenza Web TV.